Grazie. Adesso diamo la parola al signor Mastrucato, che come già detto è direttore del CUAM, Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, già insignito della laurea honoris causa in diritti umani, che ha fatto nella sua vita, peraltro abbastanza lunga perché è ultra ottantenne, ha fatto centinaia di viaggi in Africa, quindi conosce l'Africa molto bene e la segue tuttora. Ma oltre a questo non ci parlerà dell'Africa, ma ci parlerà dello spirito missionario. A lui la parola. Grazie. Un saluto e ringrazio l'Arcivescovo, ringrazio il Presidente, gentile, i suoi collaboratori anche per questa giornata, questo convegno. Le guide che mi hanno fatto, probabilmente non sono quello che mi dipingono, sono un grande personaggio, tanto per essere chiaro, sono un uomo semplice, un uomo come tanti altri, insomma, io ho cercato di fare quello che mi è stato chiesto. Comunque, io ho anche conosciuto la Luisa. L'ho conosciuta perché faceva parte dell'associazione femminile medico missionario della dottoressa Pignatelli di Roma, con la quale abbiamo organizzato tanti incontri, quindi anche con la Luisa. Ho letto, ovviamente, come penso tanti di voi, tutte le sue lettere, questa raccolta straordinaria dei suoi scritti. Anch'io, al di là delle conoscenze che avevo di lei, mi sono fatto, come dire, una fotografia di una persona veramente eccezionale e straordinaria, per la sua spiritualità, per la sua dedizione, è stata profeta di se stessa, ma perché parla dei suoi scritti, lei ha avuto, come dire, la visione quasi, no, di come è stato andato a finire. Ed è andato a finire così. Per cui sono molto contento anche che in diocesi, attraverso l'arcivescovo, si sia iniziata questa causa di beatificazione, perché e poi che questa poi possa anche arrivare a una conclusione presto positiva, perché oggi abbiamo bisogno di questi testimoni. Troppe parole, pochi fatti, i giovani soprattutto non ci credono, allora quindi devono vedere, devono capire, avere davanti delle figure che li impressionano, che li coinvolgono, che li appassionano. Luisa è una di queste. Quindi sono veramente molto, e personalmente molto contento. E per quanto mi riguarda, io ho capito da quello che qualcuno mi ha detto, di dover parlare un po' anche della mia esperienza personale, e noi che ci tengo molto a parlare di me. Insomma, posso raccontare che mi è capitato, lo stile, come capite, che sto facendo, molto, molto, come dire, semplice, familiare. Allora, dopo l'ordinazione sacerdotale come prete, il 9 luglio del 50, avevo 61 anni di sacerdozia, il vescovo di allora, Monsignor Bortignoni, mi ha mandato a Roma, all'università, a studiare teologia. Finiti gli studi nel luglio del 55, a un certo momento, in settembre, il vescovo mi chiama e mi dice: senti, adesso, mentre magari anch'io immaginavo di dover andare a Capenano, perché a parte mi essere piaciuto moltissimo, oppure magari potevo anche aspettarmi che dice: adesso hai studiato teologia, lo fa a scuola e seminario, da 2 anni l'avevo arrivato. Invece mi dice: no, adesso vuoi fare il direttore di questo collegio universitario di medici missionari. Tanto conosce niente di questo collegio. Mi ero mai interessato, non sapevo bene che c'era, ma niente di più. E quindi anche per me è stata una cosa. Quindi non avevo una vocazione missionaria chiara, no? È stato un mandato che mi è stato chiesto da parte del vescovo. Allora, quando si unì a ordinati a Firenze, si chiedeva, cioè, prima di mettere le mani su quei ordinati, prometti a me, il vescovo ti ordino, reverenza e obbedienza, la reverenza, il rispetto e l'obbedienza.
ma non si discuteva, non si mandava, perché infatti si andava. E quindi mi ha mandato lì a questo collegio e ci sono andato senza minima perplessità o tantomeno discutere col vescovo se ero accattato o meno, se mi piaceva o meno. E quindi entrando nel portone di questo collegio, questo è una piccola vecchia sedia, allora una casa, in via Galileo Galilei, vicino alla casa dove era abitato anche il Galileo a Padova, anch'io ho visto, ho scoperto un po' questa scritta, e un descurato inferno, sono ate curate l'inferno. E mi sono incontrato con i primi studenti che ho trovato, era una quindicina, forse meno, anche di studenti italiani, e uno anche già arrivato da Libia, un anno prima del 54, che non era ancora cattolico, è stato battezzato e cresimato il 13 giugno del 55. Quindi mi sono trovato, come dire, un po' mettermi dentro questa piccola comunità di giovani, di studenti, essendo anch'io giovane, 28 anni, potevo che, come dire, entusiasmarmi, appassionarmi, tanto più di questa scritta, parte curata nei fanghi, ma poi il fondatore, che è un medico, il professor Cannova, sono un po', stando un po' la storia, insomma, di questa, inizio di questa opera, di questo collegio. Mi aveva anche raccontato che erano già partiti i primi due o tre medici, il primo medico era partito per l'India nel 54, il medico missionario del Cuba. Lui era stato lui in Calcova, quindi 12 anni prima in Giordania e Palestina come medico missionario, il primo in Italia. E comunque già un medico era partito per l'India e anche i primi due per l'Africa. Uno appena ricordato dal lago per il Kenya nel 15 gennaio del 55. E il secondo era già partito nel luglio per la Somalia, dare a fare il medico per curare i leprosi in Somalia. E quindi ecco, la prima esperienza che ho fatto è stata all'interno del collegio, anche perché dopo questo primo studente che ho trovato da Libia, già a Natale di quell'anno del 55 sono andato a incontrare altri quattro studenti che arrivavano a Napoli da Libia. Due ragazzi e due ragazze con il rosario, mi ha fatto una grandissima impressione, vicino di Natale, un freddo, questi studenti, le ragazze necessariamente molto male, no? Questo rosario addosso, che questi mi vogliono più da dire che ne parlo. E comunque sono stato anch'io un po' così, impressionato. E ripeto, mi sono messo dentro subito. Entusiasmo, devo dire anche con passione, con molto interesse. Per cui, da quei primi studenti che ho trovato, poi la comunità degli studenti è cresciuta. Ho avuto studenti, ho fatto arrivare studenti, ovviamente tutti gratuiti, da 34 paesi dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente, dai palestinesi, dall'India, molti, anche dall'America Latina, da 15 paesi dell'Africa. Quindi è una specie di piccola ONU, complessa, no? Studenti che venivano da paesi magari ancora sotto dominio coloniale o in guerra tra di loro, quindi anche molto vivaci, come potete immaginare. E quindi ho fatto un'esperienza che mi ha insegnato molto, fatto amare le persone. Ho cercato di non guardare la faccia di nessuno, il colore, la religione, dove c'era il bene o il male dentro, anzi ho sempre cercato di vedere dove c'era il bene dentro di ciascuno, e di dialogare molto, di avere anche molta pazienza. Si facevano le riunioni allora molto più di adesso, con gli studenti fino alle 2-3 di notte. Allora bisognava ascoltare, no? non avere pazienza, non arrabbiarsi. E poi le cose poi si calmavano, no? E ci si metteva d'accordo e quindi sono riuscito a costruire una comunità di studenti così variopinta, così complessa, faticosa da gestire, che mi ha insegnato molto, e ha insegnato molto anche alla città di Padova, ai primi studenti, quello dall'Africa, dall'India, aprire un po', no?
questo mondo, in questo terzo mondo, come si diceva allora. E questa è stata un'esperienza molto efficace anche per me, interessante, anche per la Chiesa, ho avuto contatti molti, poi con le congregazioni, propagando fede, congregazione orientale, con il Vaticano, proprio per, anche per questi studenti, della fatica di risolvere le loro pratiche, perché magari avevano titoli anche non venivano ancora riconosciuti, dovevano andare in Inghilterra per una valutazione. E, ecco, questa è la prima esperienza. Adesso il collegio da metà degli anni 80 non ha più studenti, portando qualche eccezione di questi paesi, perché abbiamo deciso di formare il personale locale sul posto e non farli venire in Italia, con il rischio che poi non tornino più al loro paese. E continuiamo con il collegio di studenti, abbiamo ancora oltre 60 anni adesso. L'altra esperienza è stata invece poi con i volontari, con i medici, ho accennato già quando io sono arrivato, erano già partiti i primi, e poi tutta una serie di medici. Abbiamo andati via complessivamente in questi 60 anni ormai e oltre 1352. Alcuni sono qui anche morti di nuovo. E non solo medici, ma c'è la maggioranza di medici, ma anche infermieri o anche dei tecnici, no? Degli amministrativi, dei logistici, per realizzare progetti, no? Interventi, non sempre solo le iniziative dei singoli. Quindi anche con degli obiettivi molto precisi, coinvolgendo molto i locali, le diocesi, i governi, e lavorando insieme, perché questo è importantissimo. Noi ci siamo definiti anche qualche anno fa medici comunali, che non per danni, proprio per dire che non diamo lì, perché siamo bravi, vogliamo contare qualcosa agli altri. Si va lì per starci anni, lavorare insieme, costruire insieme, perché se no si può fare qualche emergenza, ma non si costruisce niente, non si lascia niente. Invece noi da sempre abbiamo scelto di, con la nostra attività, di aiutare i paesi a svilupparsi, diventare autosufficienti. Anche nella sanità, no? O quindi formare il personale, creare le strutture, proporre e aiutare le autorità anche a darsi dei sistemi sanitari, dei servizi che siano di qualità, che siano accessibili a tutti, anche i più poveri, e questo è un gravissimo problema, no? Il 60% della popolazione dei paesi dove noi affiliamo, che adesso in certi paesi, fatto in 40 paesi, oltre 210 ospedali, ma anche nei paesi dove siamo adesso, oltre il 50% della popolazione non è in grado di pagarsi la sanità, quindi è esclusa dalla possibilità di curare la propria salute, e un dramma, soprattutto poi questo riguarda le fasce più deboli della popolazione, o nelle aree dove noi andiamo, più periferiche, più disagiate, dove gli altri non arrivano, neanche i locali. Allora questo è un po' come scopo nostro, quello che io ho cercato di fare è curare molto anche qui, come l'esperienza con gli studenti, anche nella relazione con i medici, il personale, i volontari che partivano. Stabilire un rapporto prima della partenza, molto umano, molto cordiale, molto profondo, partecipando magari al matrimonio, succedendo un po' anche delle famiglie, cioè, e andando a trovare. Quindi io i 112, adesso credo anche di più, viaggi che ho fatto in questi anni in Africa sono sempre stati finalizzati molto a andare soprattutto andare a trovare i nostri invece, i volontari, le persone che sono più forti, ma anche andandoci prima di mandare gli altri. E quindi questo è curare molto le relazioni personali, il rapporto. E poi ovviamente anche con le istituzioni, perché questo è fondamentale, no? Andiamo a fare qualcosa che sia degli altri, no? Dobbiamo costruire insieme con gli altri, quindi coinvolgendo le autorità della Chiesa, le autorità del governo, oltre che direttamente il personale, la popolazione, eccetera, del posto. E devo anche dirvi che questa attività così relazionale, insomma, no? In tutti i paesi, insomma, e qui è quello che io ho cercato di fare, insomma, personalmente, anche come organizzazione, è di
e dire con molta umiltà, e di riconoscere anche i propri limiti, di non imporre niente a nessuno, di cercare in caso di errori, riconosciuti, di andare a chiedere scusa. Ricordo dai 2000 euro, perché avevamo qualche problema, qualche difficoltà in Mozambico, dove eravamo presenti a gennaio del 78. E qualche difficoltà, per qualche insomma, difficoltà, anche per qualcuno dei nostri magari che non riusciva a fare quello che doveva fare o difficoltà con i locali. E si diceva che quasi se decidesse di lasciare le cose. E anche al nostro interno c'erano delle perplessità. Da un giorno all'altro ho deciso di andare in Mozambico, vado a incontrare le persone, vado a incontrare le istituzioni, vado dove riconosco che possiamo avere mancato o sbagliato a chiedere scusa. E sono andato. E adesso in Mozambico noi l'abbiamo sempre mantenuto, ma adesso lavoriamo con la facoltà di medicina dell'Università Cattolica di Mozambico, già adesso, nel 2008 sono andato a partecipare ai primi 13 laureati in medicina della facoltà di medicina del Mozambico. Adesso siamo richiesti e stimati dappertutto. Poi la scelta, io sono povero, lo dico sinceramente, nel senso che sono venuto da una famiglia molto povera. Io sono andato avanti anche nei studi, ho fatto la prima seconda media da 12 km, andare e tornare da casa a Padova con la bicicretta, l'impegno allora era molto più lunghi di adesso, e perché non avevo soldi, nella famiglia non potevo andare in seminario, e volevo andare in seminario. Dopo qualcuno mi ha aiutato con la terza media di entrare in seminario, ma a parte questo, vengo da una famiglia con 8 figli, sono una famiglia povera. Mio padre dalla 16 è andato a lavorare in Germania, nelle miniere della Germania, a tenere la famiglia. Bello dire, insomma, se certo. E quindi il fatto della scelta dei poveri, non dei poveri, sono dei più poveri. Questa è sempre stata una scelta per noi caratteristica, diciamo, e quindi anche non solo i più poveri, ma dove effettivamente ci sono le priorità dei più poveri, e quindi nelle aree più disagiate, non nelle città o nei grossi centri, e cercando sempre poi di agire con molta trasparenza, guardando i risultati più che cercando di rendere conto di tutto quello che si fa, che si faceva. Lavorando soprattutto per cercare di raggiungere l'equità, cioè vincere lo scandalo delle disuguaglianze, il diritto alla salute. Il diritto alla salute è un diritto umano fondamentale, no? Di ogni essere umano. È il primo diritto, il diritto alla vita, il diritto alla salute. Ora, questo diritto alla salute è per tutti, no? Fondamentale, non è così. In salute ci sono delle disuguaglianze scandalose. Il Papa stesso, ancora Paolo VI, nell'Angelo Loro Progresso parla di scandalo delle disuguaglianze. Lui le chiama disuguaglianze, scusa, anche un'espressione molto più forte, disuguaglianze clamorose. Il Papa nostro, nell'Encyclica Caritas Veritate, riporta questa espressione del Paolo VI, e anche lui parla di queste disuguaglianze clamorose, lo scandalo delle disuguaglianze clamorose, soprattutto nel campo della salute, che sono inaccettabili. E poi, parlando delle, accennare un po' alle motivazioni, perché mi pare che questo sia anche aspetto che qualcuno forse si aspetta che possa farmi dire qualcosa. Allora, al di là delle mie motivazioni,
sono venuti in collegio, sono partiti soprattutto per andare a fare un servizio nel terzo mondo, soprattutto in Africa. Allora io ti avevo cercato di capire le persone quali potevano essere le loro motivazioni per chiedere per andare a fare un servizio, andare via con lui, come, perché, quali le motivazioni. Io anche se mi sono cercato non solo di capire le motivazioni, ma anche di rispettare le motivazioni di ciascuno, di valorizzare le motivazioni diverse, ma molto varie, se volete, però dalle quali che non devono mai, ecco, prescindere da due elementi per noi irrinunciabili, e cioè la professionalità e la testimonianza. Su questo non siamo mai venuti meno, abbiamo mai interrogato la professionalità, tanta professionalità, bisogna essere competenti, si gioca con la salute delle persone, non si può come dire, dare impreparato, quindi noi abbiamo sembrato molto nella formazione, la competenza, la professionalità, e per questo siamo sempre stati accettati e anche credo stimati, proprio perché siamo dei professionisti seri. La competenza, la professionalità, bene bisogna farlo, soprattutto dove c'è più bisogno, cercando di fare il loro bene degli altri, non quello che vogliamo noi. Ma bisogna anche saperlo fare, e farlo bene, ma saperlo fare. E farlo bene vuol dire anche allora dando testimonianza. Paolo VI ha detto a noi, ancora in un'udienza del 65, un mese prima della chiusura del Concilio, abbiamo avuto un'udienza, Paolo VI ha detto che noi siamo missionari con la professionalità e la testimonianza. I laico è missionario con la sua professionalità e con la sua testimonianza. La testimonianza vuol dire il comportamento, vuol dire spirito di adattamento, di servizio, lo stile, no? Il rispetto degli altri, la testimonianza. Se io guardo da adesso, cerco di correre adesso, anche personalmente la storia di questi nostri 60 anni del CUA, dico un po' il panorama di tutti quelli che sono partiti, e mi sembra di poter dire che nei primi tempi rispetto ad oggi era più sentita, devo esplicare se volete, la testimonianza tra virgolette missionaria, non tanto per il servizio svolto con le congregazioni religiose, con le diocesi locali e i missionari, perché abbiamo lavorato con quelli anche con i governativi, ma per la scoperta, la convinzione di un proprio ruolo come laici, cioè di una propria vocazione come laici, anche nell'opera di evangelizzazione, anche nell'ambito della missione della Chiesa. L'andate in cui abbiamo il Signore l'ha detto, agli apostoli ha detto andate e predicate il Vangelo, ai discepoli ha detto andate e curate gli infermi. Questo è il vostro ruolo, il vostro ruolo. E ora scoprire, ecco, questa nuova missione del laico, questo è. Allora, questo aspetto, diciamo, più della, tra virgolette, della missione o del missionario, probabilmente nei primi tempi era più sentito, se volete. E vi posso citare due casi in fretta, uno del dottor, di un medico di Livorno, Tonino Rossi, che è morto a 30 anni in Sorsa, dopo 20 mesi di servizio, anche lui era partito per sposato prima di Natale del 56, è morto il 16 agosto del 58. Perché in 20 anni di lavoro non si è mai curato, non si è mai, come dire, preoccupato di se stesso, lavorava giorno e notte, era l'unico medico, ospedale, in giro per una vasta area del territorio, e poi è stato preso da questa tonnellina e ha avuto modo di curarsi abbastanza in fretta e comunque è morto a 30 anni, un bravissimo medico, un poeta, centinaia e centinaia di poesie, ma poteva fare professore di università di Livorno, i professori che volevano da tenere Tonino, ha deciso di andare a fare il medico missionario e prima di ancora prima di sposarsi, no? Nei primi momenti che poi prendo il cuore è venuto da noi a dichiarare questa sua aspirazione,
in una lettera che ho visto, ho trovato nel maggio del 56, scrivo alla fidanzata: la mia decisione è questa, confidarla nell'aiuto divino e partire. Anche la mia fidanzata, scriveva a noi, e di quest'animo, e ogni giorno dico: senti, ecco qua, che è il desiderio di dare il nostro pur piccolo contributo al lavoro della Chiesa in Africa. È un grande dono che lo Spirito Santo ci ha fatto. E un'altra lettera, sempre la fidanzata, con prima, novembre del 55, scrive ancora: vedi, per quanto buona volontà ci vuole, non mi riesce di immaginare condurre una vita così come la maggior parte dei cosiddetti borghesi la conduce. Non è bisogno di avventura, ma bisogno di fare del bene in una maniera difficile. Se penso anche al passato, mi vedo generoso solo quando c'è stato bisogno di qualche sacrificio. Mi sembra di vedere da Luisa, no? Questo è Vito Rossi. Poi un altro vedo che arriva tutta la vita, dottore, questo lo cito per me, adesso vi dico perché, dottore Santino Ivernizzi di Novara. Lui è partito, aveva 33 anni per fare il medico in missione con noi, si è lavorato un po' tardi perché prima doveva lavorare per mantenersi gli studi, e poi ha dedicato tutta la vita a fare il medico missionario nei posti più difficili, più disagiati, più remoti, in tanti posti. E ha finito da poco, ma anche lui che io ho trovato, me ne aveva accennato, ma insomma accennavo quasi sempre, sì. Quello che io poi a un certo momento dico: senti Santino, portami un po' i tuoi documenti, se non è dopo vanno persi, insomma abbiamo un archivio, stiamo avendo tutte le carte di tutti quelli, avevamo tanti di documenti di cui sono stati, portano anche le tue carte. E tra queste carte mi ha portato, vedi che cosa? C'è come questo quaderno, un vecchio quaderno, dove lui ha segnato tutti i nomi di quelli che lui è riuscito a battezzare. Di fronte a casa, no, vedevo il bambino e non bambino, moriva, si sapeva che non era stato battezzato, lui ha fatto la battezzata. E l'ha fatto anche nel Vienna, è stato anche in Vienna, tanto che il missionario diceva: Santino, sta attento, perché se te scoprono ti bruciano vivo nella piazza. E lui mi ha sempre detto che la gioia importante che lui ha è questo, cioè sono vita dedicata alla missione. E qui. Allora, questo per quanto riguarda la missione. Ma chiudo un po' semplificando un pochettino. Allora, io potrei dire che, magari così, se dico semplificando molto, che in un primo periodo, vuol dire 20-30 anni magari, è quella poteva essere prevalente l'idea della missione del medico, tra virgolette, missionario. Poi, da quando è venuto fuori col nostro contributo alla legge della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo, e quindi si è parlato di cooperazione, di volontariato, di volontari, di cooperazione internazionale, di cooperazione con i paesi di sviluppo, anche la nostra un po' terminologia, se volete, un po' no? Missione e cooperazione, prima la legge missionaria, poi la legge volontaria, ma in fondo poi lo spirito è rimasto sempre quello stesso. E l'altro, magari un po' l'aspetto, che prima magari ci si appellava di più al precetto della carità, no? Ancora Paolo VI, poi della Chiesa, ma sempre l'amore preferenziale per i poveri. Ecco, allora l'amore, la carità verso i poveri, l'amore preferenziale per i poveri. E come dire, un po', se volete, cambiato un po', tradotto un po' nel dovere della giustizia. L'impegno di vincere, dicevo prima, lo scandalo delle disuguaglianze inaccettabili. E accenno alla carità di verità del Papa attuale, no? Delle cinque anni, che vorrò tanti cinque. Il Papa scrive in queste cinque che la carità,
e lui parla di carità, no? Dice la carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del mio all'altro, ma non è senza la giustizia, la quale invita a dare all'altro ciò che è suo, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. La carità esige la giustizia, il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli. Oggi si parla di salute globale, voi siete belli, sono... Allora, dove il globale riguarda tutti, salute globale, e impone a tutti, singoli e gruppi, istituzioni e privati, chiese e governi, l'obbligo della solidarietà. Celebrando l'anno scorso, avete sentito la presenza del Presidente Napolitano, l'11 novembre, il 60° della nostra organizzazione, noi ci siamo impegnati, o meglio, abbiamo lanciato una campagna per garantire l'accesso gratuito al parto sicuro delle mamme in Africa e la cura dei neonati. E ci siamo impegnati entro l'anno a dare avvio a un programma di impegno, cominciando in alcuni ospedali diocesani, uno in Etiopia, uno in Angola, uno in Uganda e uno in Tanzania, per garantire questo accesso gratuito che le mamme non devono pagare per partorire. Perché in Africa la mortalità materna e infantile è altissima. Ci sono ancora oltre 500.000 mamme che muoiono di parto all'anno, di parto non di malattia. 265.000 nell'Africa del Sud-Sahara. Si parlava poi fino a poco fa di 10 milioni di bambini suddivisi di 5 anni che muoiono ogni anno per malattie prevenibili, guaribili, come dire, diarrea, sono cose note. Allora, adesso i dati ultimi che ho visto parlano forse poco più di 8 milioni, ma mica poco. Allora, di questi, metà nell'Africa del Sud-Sahara e 1.800.000 sotto l'anno, primo anno di vita, la maggioranza i primi giorni di vita, o nel parto. Questo non lo possiamo accettare, non è giusto, non lo possiamo, non lo dobbiamo accettare. Noi vogliamo dimostrare che intervenendo in un certo modo, garantendo un servizio, l'ospedale, il trasporto, quello che serve per le mamme che devono partorire, che non devono morire di parto per causa nostra. Io dico che nella Bibbia, no, nella Genesi, Dio ha detto alla donna, dopo il pasticcio che ha combinato, no, la disobbedienza nel giardino dell'Eden, detto paradiso terrestre, Dio ha detto: tu partorirai figli con dolore, ma non ha detto tu morirai di parto nel generare figli. Allora, ecco, noi il 5 novembre facciamo una giornata, viene anche il Presidente della Conferenza Carmine Bagnasco, con i vescovi dell'Uganda, l'Africa, il Ministro della Sanità. Invitiamo tutti, facciamo una giornata per lanciare questo progetto del parto sicuro, no? Gratuito alle mamme, alle neonate. E è chiaro che, siccome io avevo sentito, lo sapete, no, questa è una grandissima sfida, perché il governo italiano ha tagliato tutti i fondi e siamo in gravissime difficoltà, perché non approvandoci dei progetti non riusciamo a avere magari l'aspettativa del personale che deve partire. Altre difficoltà sono. Poi il costo, no? Se i paesi non sono in grado ancora di autofinanziarsi, soprattutto nel mondo di mezzo dei bambini, questo è un grave problema, la povertà è più grave.
più grande malattia dell'angelo che è ancora la povertà. Allora noi chiediamo, abbiamo bisogno della partecipazione e anche del contributo poi di tutti, ciascuno deve fare un po' la sua parte. Abbiamo fatto il conto e finisco qui, chiedo scusa, se mi lascio un po' prendere troppo, ma abbiamo fatto il conto noi con la nostra esperienza, no? Che possiamo garantire il patto sicuro, no? Ma cioè vuol dire organizzare tutto il servizio con delle piccole strutture anche nel territorio, oltre che l'operare che funziona, sarà parto, quindi il personale con l'impiccato, i parmaci, sono tutto quello che serve. Allora, facendo un po' di conto noi con la nostra esperienza, possiamo dire che costo medio per garantire parto una mamma, quindi un parto sicuro, costa complessivamente 50 euro, 45-50 euro. Io mi chiedo chi oggi non può disporre per salvare la vita di una mamma e di un suo bambino. Grazie.